Buongiorno a tutti. Francesco Cangi, gli diamo il benvenuto, siamo molto contenti di averlo con noi. È un ragazzo, un giocatore su cui puntiamo e siamo sicuri che ci darà un grosso aiuto, ci darà una grossa mano. Noi gli facciamo un grande in bocca al lupo Crepi il e lupo. benvenuto ancora. A te. Possiamo continuare in secondo online? No, perché c'era una lista insomma di potenziali terzini, perché avete scelto lui? Allora, ho scelto lui perché era in cima alla lista insieme a un ragazzo che gioca nel Sud Tirol. Erano i due difensori che, come identikit, calzava una pennella a quelle che erano le nostre idee e a quella che era la nostra necessità. Lui perché indirettamente, ma anche un po' direttamente, io lo conosco e so che cosa può dare in campo, ma so anche cosa può dare fuori dal campo. Come ho detto, il Perugia cerca di costruire dall'interno dello spogliatoio una rosa di 7-8 giocatori che abbiano un grande spessore morale. E credo che oggi ne abbiamo aggiunto uno. Formula H2O. La formula è... Sì. La formula è quella che tornato dal prestito, in prestito dal Verona con diritto di riscatto a nostro favore. Corrisponde a verità quanto scritto dal Messaggero stamattina, secondo cui la Cremonese non aveva nessuna intenzione di mollarti, sei stato tu a presentarti alla società e dire: so che il Perugia mi cerca, avrei piacere di andare. Questo è il buongiorno. Sì, corrisponde a questo perché questi 6 mesi a Cremona, vuoi anche per un po' di difficoltà mia, non mi sono trovato benissimo, però non ero uno dei giocatori in uscita da parte della società e mi ero sentito col direttore prima della partita di Trapani, mi sembra di aver ricevuto una sua chiamata e subito quando mi ha chiesto se nel caso ci fosse stata la possibilità di venire a Perugia sarei stato contento, ho risposto di sì. Poi però sapevo che c'erano due società da mettere d'accordo, però la mia volontà era quella comunque di venire qua. E l'ho detto anche a Cremona quando mi hanno chiamato il direttore, io ho detto guarda, se vado via soltanto perché è il Perugia, se c'è la possibilità vado volentieri, se no non mi sarei mosso da Cremona. Scusa, pensi che il campionato di questo girone sia differente da quello che è, dove stavi giocando? Sì, sicuramente sì, penso che sia anche più bello, perché è una cosa che ho notato nel girone A, comunque vai a giocare sempre in campi dove c'è poco pubblico, invece questo qua è un girone dove le squadre sono più seguite, c'è più spettatori e ci sono anche molti più valori, perché secondo me la lotta di là è, ci sono poche squadre forti, forse il Lecce, che è la più forte di tutte, la più attrezzata, Tra l'altro la Cremonese e insomma. altro la Cremonese, che però abbiamo avuto delle difficoltà. Di qua invece ci sono 4-5 squadre che se la competono. Secondo me il Perugia, che era partito molto bene, era una di quelle là e penso che ci siano tutti i presupposti per poter stargli davanti e arrivare agli obiettivi. Conosci qualcuno dei tuoi prossimi compagni? Esposito. Sì, ho giocato questo qua, sono il quinto anno che sono con Esposito, poi ho giocato con Rantier, ho giocato con Russo. E poi tutti gli altri li ho incontrati da avversari. Penso che sia un bel gruppo. Le tue caratteristiche per chi non ti conosce? Ma le mie caratteristiche sono un difensore terzino, destro, ho giocato l'occorrenza anche a sinistra. Mi piace, sono uno che lavora e deve sicuramente per esprimersi al meglio deve acquistare la forma migliore, giocare qualche partita e poi sono uno che mi piace spingere, non soltanto difendere, poi spero di iniziare, ho tanto entusiasmo di iniziare questa avventura, lavorare, poi spero di dimostrare nel campo le mie caratteristiche e il mio valore. Passeggio.
già pronto alla bisogna, se ti dovessero chiamare per... Sì, sì, io ho recuperato l'infortunio, sono stato fuori per squalifica due domeniche, però l'ultima di campionato ero a disposizione, sono entrato, ho lavorato tutto questo mini ritiro e quindi sono qua con l'entusiasmo e la voglia. Poi è normale che non penso di essere al 100%, ma sono qua, sicuramente recupererò con l'entusiasmo. Cosa sai del tuo tecnico Camplone? Ma me ne hanno parlato molto bene, mi hanno detto che è una persona preparata, lavora tanto in campo e poi io mi metto a disposizione e lo scoprirò strada facendo. Ti ha raccontato che al Curci sei stato anche da spettatore, oltre che sì, avversario. Sì, avevo mio cugino che era, aveva la testa e aveva l'abbonamento in curva, ma portava da quando avevo 10-12 anni, mi portava a vedere il Perugia che era in Serie A. Penso di aver visto anche il direttore qua giocare, quindi mi è sempre piaciuto, mi ha sempre affascinato l'idea di poter giocare nel Perugia sin da piccolo. Poi arrivata questa chiamata sono molto contento, spero che la storia parta bene e finisca ancora meglio. Esterno destro nel 4-3-3, esterno destro nel 4-4-2 ed esterno anche nel 3-5-2. Sì, questi sono i ruoli che hai ricoperto in carriera. Sì, ho giocato anche nel 3-5-2 con il Gallipoli di Giannini. E ho fatto sia il 4-3-3 a Verona e il 4-4-2 anche negli anni prima. Questi qua sono i ruoli che ho ricoperto. Hai vinto tre campionati, giusto? Sì. Ad Arezzo ho giocato poco con allenatore Somma, a Gallipoli con Giannini e due anni fa a Verona. In mezzo, come centrale, eventualmente ti adatti? In mezzo come centrale ho giocato una difesa 3, forse un pochino il ruolo che ho ce ricoperto. Ce di centrale, te lo dico. No, però sì, ho fatto anche altri ruoli nel bisogno, però il ruolo che preferisco è il terzino destro, quindi spero di riuscire a far bene lì e poi per il resto saranno i compagni che... Ancora non mi sono nemmeno allenato, non so come... Vuoi giocare? Le due giornate di squalifica che ti sei portato dietro, peraltro già scontate, sono una regola o un'eccezione? Tanto per no, sapere. Sono un'eccezione. Di solito, infatti penso, nelle 10 giornate che ho giocato dall'inizio adesso non ho preso nemmeno un cartellino giallo. Ho preso quello là soltanto perché è stato un errore mio, che poi non nemmeno... E gliel'avevo data perché se è andata a rivedere il fallo nemmeno si nota, però era un momento di frustrazione perché era l'ennesima partita che meritavamo di vincere e siamo andati sotto col sul Tirol e è stato un errore mio, seguito poi anche da un altro mio compagno e siamo fatti cacciare fuori in due, però è soltanto un errore di percorso, non è un abitué. Va bene, speriamo, grazie.